Pace bene a tutti. Alla domanda perché bisogna fare la volontà di Dio e dove sta scritto, è chiaro che possiamo rispondere: uno, bisogna fare la volontà di Dio perché è l'unico fattore che ci farà entrare nel regno di Dio, e due, perché dove sta scritto, a partire dal Padre Nostro, dove la preghiera del Padre Nostro, dove noi tutti i giorni recitiamo: venga appunto il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Cioè, come in cielo la fanno i santi e come in terra l'hanno fatta i santi e prima ancora Gesù, ecco, attraverso Maria e i santi. Naturalmente un passo molto chiaro dove si è scritto è Matteo 7,21, dove Gesù ci dice: non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Ecco, allora bisogna fare la volontà di Dio per entrare nel regno dei cieli in eterno. Naturalmente Gesù, e quasi se ce lo dicesse un pochettino infiammato, dice: perché, ecco, nel Vangelo Luca 6,46, perché mi chiamate Signore, Signore, e poi non fate ciò che vi dico? È come per dire, ci tutti questi cristiani, imitatori di Cristo, e poi se non cercate la volontà di Dio, cioè non cerchiamo di fare quello che Lui ci dice, che gli diciamo a fare? Signore, 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 ecco. Allora bisogna, come Gesù ci dice con tanta misericordia, al solito suo, sforzarsi, come ci dice lui: sforzatevi di passare per la porta stretta, perché molti, vi dico, ci proveranno ma non ci riusciranno. Ecco, allora se noi però cioè ci proveremo con sincerità, otterremo la grazia, come dice il Salmo 83 versetto 12, per fare cosa? Per entrare nel regno della beatitudine eterna. Naturalmente sforzatevi di passare per la porta stretta, non fare questo, non desiderare quest'altro, non prendere questo, non fare quest'altro, sono regole che ci stanno strette, no? Però sono regole dell'amore, e che Gesù dice: il mio giogo infatti è dolce e il mio carico è leggero. Come la porta appunto è stretta e richiama un po' il legno, così il giogo è il legno, richiama la croce. Quindi il mio giogo, Gesù dice, infatti è dolce e il mio carico è leggero, a differenza del giogo del mondo che è pesante e schiacciante, oltre che come brutto e amaro. Invece quello di Gesù è dolce e leggero. Quindi dobbiamo cercarla questa volontà di Dio per poi metterla in pratica, naturalmente in una logica di misericordia, perché Gesù non ci ha detto: fate la volontà di Dio tutto storto. Quindi alla fine sforzatevi, ecco, nel Vangelo di Luca 13,24 ci dice: sforzatevi di passare per la porta stretta, perché molti, vi dico, cercheranno di entrarvi ma non ci riusciranno. Non a caso San Pietro, apostolo, che è colui che possiede le chiavi della verità oltre che del regno dei cieli, a proposito di vocazione o matrimoniale o di vita religiosa, ci dice: quindi, fratelli, cercate di rendere sempre più sicura la vostra vocazione e la vostra elezione. Così facendo non inciamperete mai e vi sarà ampiamente aperto il regno. E così, giustamente, potrete, ci fa capire poi la lettera agli ebrei, raggiungere la promessa. Non a caso San Pietro è l'unico che ha le chiavi di lettura appunto per entrare. Quindi dobbiamo cercare di rendere sempre più sicura la nostra vocazione e la nostra elezione. Non è perché c'è la chiamata e noi diciamo: quando c'è la chiamata di Dio nulla la può fermare. Sì, è vero che c'è la chiamata in tutti di noi, battezzate particolarmente, ma c'è anche la risposta, perché Gesù l'ha detto chiaro: molti chiamati e pochi gli eletti. Quindi sta a noi anche a partecipare. Grazie di Dio, dice il Concilio, e anche la parola di Dio, e buona volontà. Quindi la buona volontà di poter fare la volontà di Dio. Non a caso la lettera agli ebrei, capitolo 10, versetto 36, ci dice: non abbandonate dunque la vostra franchezza, quindi parresia, dell'essere franchi, alla quale è riservata una grande ricompensa. Avete solo bisogno di fare la volontà di Dio per raggiungere la promessa. Quindi la promessa si raggiunge solo dopo aver fatto la volontà di Dio. E qual è questa promessa? Che ci promette Gesù? San Giovanni Apostolo, che è il discepolo dell'amore, ci dice chiaramente in 1 Giovanni 2,25, e questa è la promessa che Gesù ci ha fatto: la vita eterna. E dice alla fine il testo sacro nei libri sapienziari: da un'eternità all'altra.
Questa vita eterna la possiede solo Gesù, ce la può dare. Il Padre attraverso Gesù, in Gesù. Il solo che possiede l'immortalità, dirà Paolo nelle sue lettere. Allora, per raggiungere questa immortalità, questa vita eterna, quindi la vita eterna dell'anima e l'immortalità eterna anche del corpo, con la Maria assunta in cielo, noi vediamo attraverso questo dogma che è così, e con noi però dobbiamo fare una cosa importante, la comunione sacramentale, non solo sacramentale, non solo la domenica, possibilmente tutti i giorni, ma anche una certa comunione di vita. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, non solo la domenica, ma tutti i giorni dobbiamo cercare di comunicarci e fare la volontà di Dio. San Francesco, a proposito di questo passo di Gesù, dacci oggi il nostro pane quotidiano, diceva che era considerare grave disprezzo verso Dio non fare la comunione tutti i giorni. Diciamo che questa è una massima di Francesco d'Assisi, però ci fa capire, insomma, che non solo la domenica dobbiamo cercare la volontà di Dio, ma tutti i giorni. Quindi non solo comunione sacramentale, ma una certa comunione di vita con Gesù. Gesù è nato povero, io sono nato povero a vita nuova, cioè mi sono staccato dalle cose materiali, gli altri lo vedono, posso testimoniarlo, capiscono gli altri che sono staccato dalle cose materiali, cerco di andare dalla povera Betlemme alla nuova ed eterna Gerusalemme. Gesù si presentava al Tempio, io cerco di presentarmi al Tempio per avere una certa comunione con Gesù, per la purificazione dei miei peccati, perché Gesù peccati non ce ne aveva. Io vado al tempio, mi confronto con il dottore della legge, con chi ha studiato, con chi è sacerdote, con chi c'è un ministero sicuro, che ascolta voi, ascolta me, fate quello che gli diranno, al di là di quello che non fanno, poi, come non facciamo tante volte anche noi, noi cerchiamo di questionarci, questionarci come faceva Gesù da bambino, già a 12 anni. Gesù alla fine andava per il popolo, in mezzo alla gente, a parlare del Padre suo, noi lo facciamo dai figli di Dio col battesimo, parlare del Padre nostro, ci vergogniamo. Chiunque si vergognerà di me, dice Gesù, davanti agli uomini, anche io un giorno mi vergognerò davanti al Padre mio e gli angeli del cielo. Ecco, Gesù parlava del paradiso, noi parliamo del paradiso? Secondo le scritture, perché Gesù ci ha rivelato più o meno che cosa ci attende in paradiso? Noi parliamo alla fine dell'inferno, parliamo del purgatorio, come dicono le scritture? E che faceva Gesù, come faceva anche San Pietro? Dicendo San Pietro che Gesù era sceso agli inferi per annunciare la buona novella nel regno dei morti. E quindi noi preghiamo per le anime del purgatorio, preghiamo perché tanti di questo mondo possono uscire dalla sofferenza. Ecco, noi imitiamo Gesù o abbiamo paura? Noi parliamo secondo la scrittura, secondo quello che è la tradizione, come faceva Gesù, che parlava anche riallacciandosi alla tradizione del passato, così anche noi alla tradizione della Chiesa e anche della scrittura del passato e del Vangelo. Ecco, allora se vogliamo andare nel regno di Dio, dobbiamo cercare la volontà di Dio, il progetto che Dio ha scritto per noi fin dalla fondazione del mondo. E allora anche noi, oltre che avere la pace già in questa vita, perché senza la volontà di Dio la pace non si può avere, avremo la vita eterna e alla fine dei tempi anche il corpo glorioso. Quindi cerchiamo la volontà di Dio, perché nelle fonti francescane è scritto di Francesco che Francesco pativa nell'intimo sofferenza e angoscia indicibile fino a tanto che non capiva e realizzava la sua vocazione. Ecco, allora cerchiamola tutti quanti, ovunque si la voglia, se vogliamo la pace, la gioia e il fuoco nel petto che ci fa ardere, alla fine ci fa stare bene, già in questa vita, anche in mezzo alle incomprensioni e alle sofferenze. Pace e bene e auguri di santità. Vedete, io non sto bene, sono ancora un po' malato, ma sono contento sempre perché so ciò che ci attende dall'altra parte se facciamo la volontà di Dio e la annunciamo anche agli altri e non ci salveremo solo per noi. Pace e bene a tutti. Quando avete bisogno, sempre a disposizione. Quando sono anche su Facebook, dovunque mi trovate, io se ci sono, presente, se non sono occupato, ecco che sono sempre a vostra disposizione. Con i fatti della mia vita e di quella dei miei fratelli, piccoli frati e piccole suore, e anche dei nostri gruppi alleati, ADP, alleati dei piccoli, gruppi di preghiera, e nella verità biblica e apostolica. Pace e bene e auguri di santità.